Allora Massimo, una partita con un andamento difficile da commentare, qual è un commento caldo su questo, ennesima sconfitta al tie-break? È stata sì una partita strana perché nei set dispari, nei primi due set dispari abbiamo giocato secondo me con una buona qualità, invece i set pari li abbiamo giocati fino a metà set comunque bene perché siamo sempre stati in equilibrio, anzi nel secondo siamo stati anche in vantaggio. Poi ci siamo bloccati un po' in ricezione, un po' nella selezione dei colpi d'attacco, da metà set in poi nelle rotazioni con il libero in uno e i due ricevitori vicini. E non siamo riusciti a venirne fuori con la qualità che ci sarebbe voluta. Poi dopo il tie break loro hanno preso subito un paio di punti di vantaggio e non siamo riusciti a recuperarli. Qual è il rammarico più grande che rimane dopo questa sconfitta? In generale secondo me soprattutto nel secondo set con un po' più di pazienza si poteva prevalere e poi dopo lì chiaramente la partita in queste serie corte da 2 su 3 diventava interessante per noi, però ora analizziamo bene le cose che possiamo migliorare e mercoledì torniamo in campo e cerchiamo di far meglio. Rispetto alla partita con Novara hai visto comunque qualcosa di progresso? Sì, nettamente, nel senso che qui siamo comunque rimasti nella partita e abbiamo provato a giocarcela sempre in tutte le situazioni, per cui sotto questo aspetto assolutamente meglio.